Benvenuti in questo nuovo gameplay di caccia agli umani. Guardatevi il video. Buona visione. Ah, giusto. Allora, qui abbiamo finito a Fairfield. E quindi andremo in come si chiamava? Fantasilandia. Aspettate un po'. Ah, Fantilandia, sì. Dove ci divertiremo un mondo, quindi si va! Ho inserito nel computer di bordo una strategia speciale. Cosa? Che ti credi che un disco volante che semina morte e distruzione non sia sufficiente a gettare nel panico un umano medio? Di norma sì, ma questa volta dobbiamo essere un tantino più discreti. No, e non ho neanche Bexamamina. Crypto, finalmente siamo arrivati! In azione! Oh, non che mi mandi in sbattimento, ma mi spieghi perché non abbiamo preso il disco? Eh? Oh, saremmo arrivati una settimana fa. Tattica, Crypto! È la classica tecnica del cavallo di Trota! Capito! Sembreremo la solita nave piena di turisti arrapati, pronti a sbarcare! Esatto! Clucky non ci vedrà arrivare. Di certo non si immagina che questa nave possa appartenere alla Big Willy e trasportare due valorosi guerrieri di Furon. Due? Mi hai clonato di nuovo mentre ero al cesso? Se avessi ancora il mio corpo ti servirebbe un clone. Stai muto! Sto analizzando la superficie dell'isola. Ho intercettato le trasmissioni di Clucky. Provengono da un'isola dell'atollo. Secondo il Deplian è un terrestre che si chiama Signor Pork a gestire tutta la baracca. Lui saprà dove trovare Clucky. Forse dovremmo andare a far visita a questo signor Park. Ma sei fuori! Trasmigra in qualcuno o spaventerai queste scimmie terrestri. Ricordati, non operare. Spider Park, fitto, fitto, tu di Spork. Signor Pork. Ma non è uscito dai Simpson, per caso. Vabbè, trasmigriamo. E andiamo al punto richiesto. Ah, buon detto. Ecco qui la missione. Vedevo che era la tua nave, ma vediamo cosa si traccia. Via! Crypto, l'equipaggio saprà dove trovare questo signor Pork. Clucky non deve sapere che siamo qui. Usa la trasmigrazione. E dai, Pox, divertiamoci un po' alla luce del sole. I costumi di queste bamboline sono grandi come francobolli e mi è venuta voglia di imbucare qualche letterina, non so se... sempre il solito, pensa solo a farsi le donne, ma guarda. E lui sarebbe un conquistatore. Cerchiamo di non spaventare di brutto gli indigeni. Questo attiviamo. Chiedo schiuma, sto cercando il signor Pork. Dov'è l'ufficio del turismo? Non ricordo assolutamente dove sia. Quando voglio vedere Pork, chiedo agli indigeni dove posso trovarlo. Bella stuoia. Qui da indigene, da Piazza. Trovale e rimani in incognito. Dobbiamo tornare subito alla civiltà. Non c'è tempo per giocare alle divinità pagane. Dai, Pox! Ma quello lo faccio tutti i giorni. Quando sono in vacanza, non mi interessa. Appunto. Quindi sono un alieno, quindi per... questi qua è già una divinità. Senti, venerdì. Sto cercando Pork. Dove lo trovo? Succede, signor Pork? Beh, guarda, lo puoi trovare... Ah, voglio dire, stai cercando il grande capo? Lo trovi di là? Bella gumbare, tu sì che ci stai dentro. Ah, per quel gonnellino, prova con le fibre sintetiche. Oh, il progresso ha fatto miracoli. Bella questa. Vabbè, qui posso liberarmi di questo. È meglio. Giuro, sul mio prossimo proiettore olografico ci metto l'aria condizionata. Solo quello.
Sto cercando il padrone dell'isola. Veramente si tratta di un atollo. E che cos'è un atollo? Dimmi, dove lo trovo, figlio della giungla? Come sai che non sono io? Come fai, brutto? Non volevo mica denigrare né te né la tua razza indigena. Ma non mi sembra che tu sprizzi potere da tutti i poli. È per via di Connellino di Paglie, vero? Anche. Ma quello che mi ha convinto è stato lo sol naso, zio. Beh, mi costringono a metterle. Ufficio di turismo, de là. E bravo. Poi un paese che se lo porto mica del dire così, dai. Un barbone, no scherzo. Ragazzi, questa qui sembra l'isola dei Caraibi proprio. Sentiamo. Oh, i pirati. Siamo pirati. Vediamo un po' se sono fanno delle cose. Guarda, uomini del 700, stai male. Forse le loro indicazioni saranno migliori di quelle dei patetici indigeni primitivi. Oh, compari, sentite? Sto cercando fuori che non riesco a cavare niente dagli indigeni. E poi sono io l'alieno. Ditemi, chi tra voi Barba Nera sa dirmi come raggiungere l'ufficio del turismo? Corpo di mille balene, drizza il papafico, cazzo la randa, strozza il trinchetto, forza con quelle vele, arrrr! Oh, mi sa che il tipo in questione non ce la fa proprio. Ma di che cavolo stai parlando, capitanoncino? Se è bevuto intervento. Io faccio finta che tu sia un alieno, tu che io sia un pirata. Non ti diremo niente finché non farai qualcosa per noi. Sarebbe a dire, volete del sapone, vero? No, vedi, è che non abbiamo mai potuto usare queste armi fichissime che ci ha dato il signor Pork, quindi... Che ne dici se ti diamo la caccia fino al ponte? Poi, se sopravvivi, ti diciamo quello che vuoi sapere. Ok, provateci. Prendetemi. Scusate, a 4 soldi. Ragazzi, il punto è quella parte. Mi manca poco per raggiungerlo. Chiudiamo sì che questi pirati sono ammazzati, no, per favore. Sono neanche veri. Ecco il ponte. Eccolo, che l'ho fatta. Olle. Fregati. Ok, ora basta, mollatemi. Amico, una promessa è una promessa. L'ufficio del turismo è... Bastardi. Oh, un'imboscata! Che il ponte è pullo di soldati e quelle corazzate ci bombardano! Viaggiati, soldati! Ma che succede da queste parti? Oh, non lo so se mi interessa, ma è meglio che ti schiodi, va, muoviti, che ti avvicina! Ma tutto bene, preparatevi a panico, se ti chiederemo. Stava un po'. Dov'è? Infatti, segui l'obiettivo e tu ti sarai liberato. Stando ai miei calcoli, ti posso assicurare che è davvero colpa del caldo. Eh sì, il caldo dà la testa, il caldo fa avere le persone delle pistole che vanno a ammazzare chiunque. Già, senta proprio il caldo. Beh, signor Pork, dai, posso farcela? Vola, scritto, vola! No! No! Maledizione! Beh, non sono morto. Meno male. Allora,
Passaggio. Dai, tenete la barca, tenete la barca. No, no, ok, va bene. Il piano per andare dall'altra parte non funziona con la barca. Questo qua lo riproverò a fare a piedi. Fate questo. Quanto mi dispiace. Bene. Ecco, lei si opposta. Ce l'ho fatta. L'alieno! L'alieno! Non so perché, ma mi sembra che parlino di te, Fox. Vitoso. Ben arrivati. Sono il vostro ospite, il signor Pork. Questo è il mio enorme aiutante, Ratatouille. Benvenuti. Che era Ratatouille, chiamano, no? Fantastilandia esiste davvero? E ora dimmi dove si trova Clacchie, prima che ti pianti questa sonda anale nel fiorone, e non è bello. Amici miei, la gente viene qui per realizzare le proprie fantasie, diventare un pirata puzzolente, un eroico soldato, un naufrago o persino un indigeno. Tu cosa desideri, mio olografico amico? Ehi, ehi, aspetta un attimo. Non hai una fantasia? Non ti manca qualcosa che hai perso? Box, ma ti ricordi di Clacking? I tuoi ristoranti, la vostra missione, ce la fai? Appunto. Sì, rivoglio il mio corpo, flessuoso, muscoloso, affetto da flautolenza e alitosi incredible. Voglio sentire ancora. Frate tu, porta gli ospiti nei loro alloggi. E chi in campo? Non so che cavolo avete fatto a Box, ma di sicuro io ora vi faccio un buco in più. Crypto, stai fermo, gli affari possono aspettare. Ci sono cose assai più importanti. Cosa ci sarebbe più importante di uccidere Clacking? E da quando abbiamo parlato di Jane Falk che rivoglio il mio corpo? Cacchio, Box! Sei sicuro di volerlo fare? Appunto. Cosa stavo dicendo? Ah, sì. Mezzo chilo di porco! Signor Crypto, il mio medaglione mi protegge dalle sue armi. Persino la telecinesi non ha effetto su di me. Dannazione. Ma cosa stai facendo, stinco di maiale? Non puoi dare un colpo a Box. Prometto che non farò del male al suo amico. Non è mio amico. Gli ho fatto mettere la firma sul mio conto corrente. Hai vinto, Pork. Per ora. Eccellente. Con la sua moderna tecnologia e il mio elegante fascino latino, non c'è limite alle fantasie che possiamo realizzare. Sì, sì, sì. Va bene, gnomo. Vabbè, questo episodio è finito. Un po' più un finale che aspettato. Vabbè. Continuiamo e speriamo più un po' di avanzarlo in questo posto, questa isola, quel che è. Allarme rosa, c'è stato.